Allora, io ringrazio Pasquale per averci coinvolto in questa avventura, un'avventura che forse doveva partire prima. All'inizio non volevo tanto partecipare perché mi sembrava una cosa un pochino così, fatta più col cuore che con la ricerca, che sono abituato più, diciamo, a tenere i piedi a terra e in effetti su Federico Foggia si parla molto, forse anche troppo. Ma la cosa più bella è questa, che questo gruppo di persone che poi ho conosciuto mi ha aperto il cuore. Perché? Perché siamo tutti appassionati, tutti innamorati di questa figura. E Foggia, soprattutto la nostra città, ha bisogno di un marchio di fabbrica. Parliamo, diciamo così. A Salerno si sono incontrati le luminarie, va bene? Le luminarie, vi dovete dire, le luminarie di Salerno, che fondamento storico hanno? Nessuno. Noi invece ce l'abbiamo delle tracce dei fondamenti, abbiamo Federico II, Padre Pio, ma tanti altri, la transumanza, lo stesso albero mi potrebbe anche andare bene, ma è possibile che noi cerchiamo, cioè che la politica, diciamo, si interessa per aprire un museo, come dice Pasquale giustamente, di cianfrusaglie, l'ha detto lo stesso albero, e non siamo capaci di avere un museo sulla transumanza, sulla civiltà contadina, su Federico II, non è che c'è molto, adesso vedremo. Noi tanti anni fa, io ringrazio intanto tutti i soci, i partecipanti, la biblioteca e soprattutto i soci che vedo qui presenti della nostra associazione a cui ho mandato l'invito cartaceo. La prossima volta ci organizzeremo meglio con Pasquale e vedremo insomma di riempire la sala e lasciare gente anche in piedi. Ecco, anche perché il tempo è tiranno, quindi diciamo, devo andare diciamo, un po' veloce. Io che cosa ho fatto questa sera? Ho cercato di riassumere quel centinaio di immagini di una conferenza che ho fatto più volte, soprattutto con gli amici del museo, su che cosa? Su una proposta misera, ma molto interessante per la città, su una passeggiata letteraria, un parco letterario. Dici, ma che cosa? Ma perché adesso vedremo nel centro storico non è soltanto l'arco, l'iscrizione, ci sono altre piccole cose, altre piccole sfumature che stimolano così potrebbero stimolare una passeggiata storica, diciamo casomai in costume, perché qui abbiamo di tutto, anche i costumi degli altri amici, la musica, diciamo che siamo completi. La figura di Federico così ci appare quasi come un fantasma qui a fianco a me. Ecco, e quindi di vedere un po', non so cosa c'è. Queste immagini che vedete. Sì, ecco, sono i miei libri, non si vendono, quindi non è pubblicità. Se qualcuno li vuole, poi mi può contattare, gli mando il PDF. E sono basati su fonti storiche, su ricerche dell'archivio e su delle ricognizioni sul terreno. Quindi adesso vi farò vedere più o meno che cosa, diciamo, ci resta come documentazione presso l'archivio di Stato locale, mi siedo, Foggia, e anche sul terreno di questa magnificenza così dell'arco di vetro, anche se qualche autore, poi vedremo, dirà che in effetti il palazzo forse restò incompiuto per la morte prematura, diciamo, dell'imperatore. La prima documentazione, chiaramente, è quella grafica e quella più immediata, sono le immagini. Questa è la pianta dell'Angelica che fu ritrovata dall'avvocato Rao nell'inizio del Novecento, ma chi è stato in realtà a scoprirla, a pubblicizzarla, a farcela conoscere, è stato l'amico Giuseppe De Truia, che mi dicono che, insomma, ha quasi 100 anni, quindi ha preferito oggi vedersi da casa questa conferenza. Ha scritto tanti libri anche lui su Federico II. Questa è la pianta dell'Angelica che fu realizzata alla fine del Cinquecento probabilmente da un padre agostiniano di cui non abbiamo il nome, su ordine di Agostino Rocca. Agostino Rocca era un frate che si interessava di geografia, e Angelico Rocca, un frate agostiniano che si chiamava Angelico Rocca. C'è una biblioteca a Roma, vicino Piazza Navona, la Biblioteca Angelica, intestata proprio lì, c'è tutta una raccolta di piante, ce ne sono anche altre che riguardano la provincia di Foggia. Io ho visto l'originale, credetemi, l'originale è grande quanto è questo computer, un po' più piccolo. Poi noi abbiamo fatto vari ingrandimenti, c'è una doppia didascalia e qui è indicata, diciamo, sia il Pozzo Rotondo, se... Ah sì, ecco, non so se lo vedete, il mouse, si vede il mouse, sì, eccolo qua, che è la Reggia, l'arco della Reggia. Vedete, la piazza è ancora vuota, non c'è la chiesa dei morti che è stata costruita poi verso il 600. Andiamo avanti, qui c'è una ricostruzione. Queste mappe, queste ricostruzioni sono tutte pubblicate nel libro con il mio intervento Foggia medievale, curato dalla Calò Mariani dell'Università di Bari, la medievalista, e poi sono riprese anche in Foggia Sotterranea, un libro che vi invito a consultare qui in biblioteca.
su vari elementi, diciamo, della città, perché molto si fantastica, le gallerie, arrivano a Lucenzo, sono tutte cazzate, perché ci vogliono i supporti tecnici, ci vuole l'aria, molti sotterranei esistono ancora e vanno sondati, cosa che a Foggia, diciamo, manca. Ecco, manca in realtà uno scavo serio fatto nel centro storico su questi elementi qua. Molte volte, chiaramente, anticamente i sotterranei non venivano di case più antiche, non venivano abbandonati, ma si costruiva sopra. Molte volte sono stati interrati, alcuni sono stati liberati, la storia è molto vasta. Molta documentazione sulla Foggia sotterranea esiste in un fondo particolare, più recente, che è conservato presso la sezione d'archivio di Stato di Lucera, il fondo sulle perizie urbane, il fondo del le perizie fatte dal Tribunale di Lucera, perché il Tribunale prima a Foggia non c'era. Perché ogni palazzo, ogni questione che sorgeva chiaramente per delle cantine, per dei sotterranei, c'era qualcuno che faceva fare una perizia, dice: momento, qua la mappa è questa era mia, questa era tua. E quindi si scoprono anche delle piante inedite di alcune zone di Foggia, se uno vuole approfondire l'argomento. Allora, vedete qui sulla destra, questo è il vecchio municipio, costruito verso il 300, ci sono documenti presso l'archivio di Stato nel fondo Dogana, e questa sarebbe la zona indicata nella pianta dell'Angelico come arco e palazzo di Federico II. Andiamo avanti, l'arco viene rinominato ancora in questa pianta, che molti considerano settecentesca perché è stata pubblicata in un volume edito nel 1703 dal Pacichelli sul Regno di Napoli, ma il Pacichelli era morto già da 20 anni. Quindi presumibilmente la mappa di questa visione così un po' ideale, l'arco è qui, vedete, nella stessa zona, questa zona qui, ed è la fine del 600. Andiamo avanti. Nello stesso periodo abbiamo il catasto, abbiamo un documento, ecco, un documento, un manoscritto conservato presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, di un tale Longhi, che era un patrizio foggiano, il quale a sua volta prende notizie da manoscritti ancora più vecchi, dall'Aceto, il cui originale, questo manoscritto, sta presso l'archivio diocesano di Troia, ex archivio diocesano, perché adesso la diocesi di Troia appartiene a Foggia, ma prima eravamo noi che appartenevamo a Troia. E questo ci dice: circa questo tempo Federico aveva incominciato in Foggia la fabbrica di un sontuoso palazzo per sua abitazione, quando veniva a cacciare nella Puglia. Però non fu finito. Del palazzo se ne vedono alcune vestigia di poche pedamenta, che dove oggi si dice la pescheria, c'è ancora l'ico pescheria, meno male che questo toponimo è sopravvissuto. Molto magnificano i foggiani per questo palazzo la loro patria, e questo dobbiamo fare noi. Dobbiamo coniugare quello che ha scritto questo nostro concittadino tanti secoli fa. Un'altra traccia, diciamo, documentata, più antica, è quest'altro volume qui, le lettere senesi. Era un frate che scrive, in sostanza, non mi dilungo perché il tempo è tiranno, scrive in sostanza al Daniele, che era lì, diciamo, nel regno di Napoli, era colui il quale, qua siamo nel 700, si interessava, diciamo, delle arti. Questo era un frate cappuccino che era passato per Foggia. L'altro edificio disegnato dal nostro imperatore era il suo palagio di Foggia, fatto nell'anno 1223. Era questo, situato all'oriente della terra. La terra, dovete sapere, era la terra normanna, la terra vecchia, la zona di Foggia, più o meno dove oggi c'è l'università, quell'area lì, vicino a una delle principali sue porte, e ci troviamo, Porta Arpi. Ed io ho sempre creduto che avesse fatto parte del castello. Ma da quel tempo che i pontefici misero Foggia poco men che a disertamento, io penso che il palazzo suddetto ebbe a patire notabilissimi danni. Perché? Perché in realtà la ragione vera è questa: trovandosi al centro, come tanti altri monumenti, io vi faccio un esempio, Canosa di Puglia, c'è la documentazione presso gli archivi di Stato, dove la città insisteva in quella antica, diventano delle cave. Allora anche il palazzo di Federico II, perché non abbiamo tanto, diciamo, di deviso, di guardare, da vedere? Ci sono i sotterranei, certo. Perché? Perché divenne una cava in realtà. Poi vedremo altri piccoli elementi dove sono sparsi nell'aria lì. Insomma, dice: distrutto di tutte le antichità più pregiabili, su quel muro mandato già, e per fortuna restò in piedi l'arco suddetto e saltossi l'iscrizione. No, sì. E saltossi l'iscrizione, che era al di sopra, la quale torna, eccetera, eccetera.
l'iscrizione, c'è un'altra storia. L'iscrizione non era lì, al centro dell'arco. Questo è un disegno pubblicato su quel volume di precedente. Vedete, magnificano tanto la loro patria. Questa è una pianta, una mappa della fine del Settecento, della Dogana, in cui è riportata una parte, diciamo, dell'iscrizione Ubris, Regali, Foggia, eccetera, eccetera. Guardate bene adesso questa cosa qui. Qui siamo ai tre archi, portarchi. Nessuno se ne accorge, pochissimi. Se alzate la testa c'è un'iscrizione. Questa iscrizione qua non è leggibile dal basso, però insomma, quando è stata restaurata qualche volta, diciamo, è stata tradotta. Che cos'è questa iscrizione? Un'iscrizione cinquecentesca, un documento inconfutabile che ci dice che l'iscrizione, quella originaria, fu trovata dopo un terremoto alla fine del 400, primi 500. Foggia fu rasa al suolo non solo nel 1732, ma già prima anche. E frammentata. Allora si pensò, dice, beh, vabbè, abbiamo trovato la scritta, ricopiamola, ancora se perde un'altra volta, e posizioniamo quella sotto l'arco, sotto l'altro elemento più importante, diciamo, della storia di Federico. Questa scrizione qua, purtroppo, perché molto si scrive su Federico, anche il Lestikov, un autore tedesco, il Bellucci, altri che hanno scritto sul Palazzo di Federico, l'hanno ignorata completamente. E invece questa è posizionata dal 500 sotto l'arco principale delle Alpi, dalla parte esterna. Ecco l'iscrizione nella cornice barocca. Qualcuno dice che la cornice si è salvata, in realtà non è conservata presso il museo, vi assicuro che non l'abbiamo mai trovata. Fu bombardato il sito dell'arco, questo è un disegno conservato all'archivio di Stato di Roma, pure del 7-800, non siamo sicuri. Questo è Vico Pescheria, l'arco, con l'iscrizione non ancora è stata posizionata sotto, diciamo che è un disegno più ideale. Che... Ecco, questo invece è un disegno più vero, questo è l'Aselhof, no, è il Baltrard, nel volume del Duke de Luynes, un viaggiatore, diciamo, francese, e c'è questa, guardate sotto lì, c'è una tettoia, vedete, tra l'iscrizione e il palazzo. Il palazzo, poi vedremo, ci sono alcuni documenti, è rimasto, è un fatto sorprendente, sempre di proprietà pubblica, cioè apparteneva al comune il palazzo. E c'era la congregazione di carità, e sotto c'era un fabbro, qui sotto, vedete, c'era una tettoia. Infatti, in questa ricostruzione, questo è un disegno ottocentesco di un architetto, Ventura, conservato in originale presso il Museo Civico. Non è molto chiaro, ma non posso farci nulla. Però se riuscite a vedere, qui ci sono degli attrezzi sotto la tettoia. Vedete il fabbro qui con l'incudine? Questo è il museo, che aveva l'ingresso dove c'è l'arco, perché prima del museo lì c'era il municipio. Nel 1898 ci fu una rivolta per l'aumento del prezzo del dazio sulla farina, e quindi anche del pane. Il gabbiotto del dazio, che si trovava dall'altra parte, fu assalito dai popolari. C'è il processo nelle carte della Corte d'Assise di Lucera, all'archivio di Stato di Lucera, dove ci sono pure dei grafici di questi, diciamo, del palazzo. Attraverso il condotto di un vecchio camino, l'incendio dal gabbiotto del dazio salì sopra, distrusse tutto il municipio, e il municipio si trasferì a Santa Chiara. Qui poi lo restaurarono e ci fu per molti anni la pretura. Poi, nel periodo più o meno bellico, un po' prima, si è insediato il Museo Civico. E l'arco è stato murato nel dopoguerra, recuperato perché fu sfondata da un bombardamento la casa della Congregazione della Carità, e fu murato, diciamo, dove è oggi. Ecco, questi sono della documentazione originale del 1853, conservata presso l'archivio di Stato di Foggia, in cui, vedete di chi parliamo, il segretario della direzione del Real Museo Borbonico, Cormerno, commentatore, Don Linaio, cioè, passando per Codesta Capitale, cioè Foggia, capitale della provincia, scrive all'intendente. L'intendente era il prefetto dell'epoca, e dice, ma voi avete qualcosa di bello qui, l'arco di Federico II, questi rudire, e come mai ce l'avete così abbandonato? Sotto ci sta un fabbro, lì che... Dice, ma insomma, il comune purtroppo, che pensava più al denaro che alla cosa, risponde il sindaco all'intendente, dice, guardate, sì, avete ragione, però soldi non ce ne stanno, e noi da questa cosa qua ricaviamo qualche lira con questo affitto. Fatto sta, che è successo? È stato l'episcopo Pasquale a interrompere, ha bloccato la trasmissione. No, andiamo avanti. Beh.
non so perché, non si vedono più le immagini. No, non so cosa è successo. No, vi volevo far vedere ciò che resta anche nelle strade, nei vicoli della... Vediamo da qui. Non lo so, questo vede, non me ne legge. Vabbè, andiamo avanti. Ci sono delle ricostruzioni, ripeto, poi chi vuole... Ecco qua, tutte le zone di interesse, facciamo così, senza vedere le immagini perché il tempo è tiranno. Questo è Vico Pietà, d'accordo? Avete inquadrato la situazione. In fondo a Vico Pietà, qui c'è una casa a torre ancora. È difficile vederla dall'esterno come una casa a torre, ma se si entra in questo cortiletto, dove un tempo c'è stato per parecchi anni l'ufficio di conciliazione e poi il giudice di pace, e poi si entra dentro la struttura, c'è una scala che è una torre, che era praticamente all'angolo delle quattro corsie citate dal Fracca Creta come sito, diciamo, dell'area così, del palazzo di Pregidosio, e corrisponde più o meno all'area considerata nella mappa dell'Angelica. L'arco adesso è qui, vedete? Qui ci sono anche dei sotterranei, e qui soprattutto sotto la Chiesa dei Morti sono dei sotterranei abbastanza interessanti. Vedremo poi un filmato che fatto in occasione, ero lì col dottor Volpe, col rettore dell'università, in cui praticamente hanno buttato una telecamerina nel pozzo che c'è sotto la crippa della Chiesa dei Morti, e ci sono delle colonne enormi che non giustificano, cioè quella struttura lì non giustifica la presenza di una chiesuola come quella dei Monti, quindi sono i sotterranei, è accertato, diciamo, ormai. Di fronte ci sono altri sotterranei. Pasquale mi fa segno di essere veloce, ma ecco qua, vedete, qui ci sono tutte le sezioni dei sotterranei, ce ne sono, siamo sotto la chiesa, vedete, dei Monti. Di fronte ci sono quelli che chiamano gli ipogei urbani. Questo è il catasto di Foggia del 1700, si parla di una grotta che era della legal congregazione laicale del Purgatorio, praticamente la grotta sotto la chiesa, che sono i sotterranei del palazzo. Ecco com'erano, noi siamo scesi giù verso gli anni 60 con l'editore Grenzi e con Mimmo Attademo, e poi sono stati restaurati. Questo è un altro elemento probabilmente che proviene di recupero, che si trova lì presso la Chiesa dei Morti, guardate, doveva essere una fontana questa. Questa non so perché si vede a metà, è la casa dei frati di San Leonardo, che era di fronte alla chiesa, e anche qui, non lo so, alcune si vedono, non so perché, non c'è stato il tempo qui. Allora, vedete questi elementi, questi sono conservati in un cortile in Vico Teatro, siamo sempre nell'area, diciamo, della Reggia. Questo è Vico Pietà, che scorre sopraelevato, sul terrapieno, diciamo, delle antiche mura. C'erano vari passaggi in queste mura, quindi verso la Reggia, le scalette al piano poi diventate private, questa è la casa torre. Qui c'è un altro elemento interessante, qui siamo in piazza Federico II, di fronte, via Liceo, qui c'era un meccanico una volta, qui c'è ancora, questo è il Palazzo Rota a fianco, guardate questa cosa qui, ce ne sono due di questi elementi, guardate, questa veniva usata per attaccarci i cavalli, in realtà è un'antica chiave di volta. E se la confrontate con, questo è il Palazzo Rota Foggia, il Castello di Bari, la Cattedrale di Foggia, il Palazzo Barone, ce n'è un'altra, sono elementi riutilizzati poi successivamente, che provengono probabilmente da un edificio più importante. Qui, quando siamo andati a fare questo rilievo qui col professor Volpe, vediamo se si vede il filmato, eccolo qua. E poi chiudiamo. Mi dispiace essere così veloce, ma c'è l'amico, la colpa è la sua, non è la mia. Vabbè, ci siamo organizzati col cuore, quindi non abbiamo avuto il tempo, poi casomai la rifaremo, penso, con più calma. Vado avanti così vedete direttamente, guardate, è stata lanciata una telecamerina dai vigili, non so se si riesce a ingrandire, dai vigili del fuoco, e questa è cosa c'è sotto, cioè due o tre piani sotto la Chiesa dei Morti. Guardate, c'è una parete, non è uno scavo, è una parete, quindi presuppone delle fondamenta di un edificio chissà quanto grande, quanto resistente, qualche, sicuramente, diciamo, si tratta, almeno Volpe così diceva. Vedete sotto, guardate, nelle profondità di un pozzo è difficile trovare, diciamo, una muratura così regolare.